sono le condizioni per fare una cosa molto giusta, molto, come dire, vicina alle esigenze dei familiari e degli amici, in un contesto di assoluta legalità, quindi non bisogna appunto violare la legge, grande disponibilità da parte di tutti, quindi oggi ci saranno degli atti formali che andranno a indicare con la massima rapidità una procedura che porta a creare il luogo della memoria lì, con una riqualificazione anche dell'area, quindi credo che oggi il Comune farà un comunicato stampa dove illustreremo nel dettaglio quello che si sta realizzando proprio in queste ore, già da ieri in perfetto ovviamente sinergia con la Polizia Municipale, anche avendo appunto verificato le azioni che la magistratura ha messo in campo. Ma sai, devo dire la verità che Caldoro ultimamente, da quando è sceso in piena campagna elettorale, sta facendo un provvedimento dietro l'altro, devo dire, molto discutibile, dai condoni all'acqua, agli accordi, alle nomine. Insomma, io sono molto distante da questo modo di intendere la politica e quindi, come dire, continuo ovviamente la collaborazione piena col presidente Caldoro, laddove egli ritiene di non far pesare, come dire, la sua differenza istituzionale e politica sulla pelle dei cittadini napoletani. Quindi ogni volta che ciò accade, come la sanità, io lo faccio notare, vedo che lui va anche in televisione a ritagliarsi spazi elogiando, diciamo, le operazioni che ha fatto sulla sanità, che io francamente non, in gran parte non condivido per nulla. Quindi c'è molta distanza politica che sta allargando parecchio negli ultimi tempi, quindi rimane la collaborazione istituzionale, ma ovviamente ogni giorno che passa cresce una forte distanza tra quello che è il momento istituzionale e quello politico. Fino al 14 agosto la collaborazione, direi, è stata molto molto positiva, addirittura sorprendente per certi aspetti. Poi c'è stata una virata di rotta non da parte nostra, anzi io aspetto che il Presidente del Consiglio ci chiami da un momento all'altro, perché noi siamo pronti per andare avanti, per firmare, per accogliere le risorse che lui ci vorrà dare, che finora non ha ancora indicato su Bagnoli, siamo pronti, e lui che ha avuto un'inversione di rotta e ha deciso, come abbiamo detto ieri a Lanci, di espropriare, diciamo, il Comune, il Consiglio Comunale dei suoi poteri costituzionali, quindi ha inteso rompere gli equilibri, l'ha fatto da ex sindaco, quindi io mi aspetto, diciamo, una resipiscenza istituzionale da parte del Presidente del Consiglio. Noi andremo avanti per la nostra strada, proposta, dialogo, idee, quello che abbiamo fatto in questi 3 anni dando la svolta anche a Bagnoli, e non, come dire, accetteremo in modo supino dal punto di vista politico e istituzionale questo stravolgimento delle regole. Quindi, diciamo, dopo Ferragosto c'è stato un cambio di passo da parte di Renzi nella direzione esattamente opposta di quello che lui certe volte annuncia con i suoi annunci. E adesso c'è in margine per la trattativa ancora? Secondo me sì. No, guardi, questa è una partita, ci sono anche i mezzi giuridici, perché di fronte a un decreto legge con mezzo giuridico che diciamo rompe gli equilibri costituzionali in modo grave, ci sono anche i mezzi giuridici, ma la lotta è politica. Il Presidente del Consiglio deve saper bene che da un punto di vista politico, democratico e cittadino, lui senza la città di Napoli, senza chi è stato democraticamente eletto, non può scrivere la nuova Bagnoli, politicamente non può scrivere la nuova Bagnoli, democraticamente non può scrivere la nuova Bagnoli. Quindi si metteranno in campo tutte le iniziative necessarie, con la speranza che in sede di conversione le forze democratiche, progressiste, mi auguro anche all'interno dello stesso Partito Democratico, perché qui non immagino che sia un decreto legge contro una persona, ma è un decreto legge che sbaglia su quel punto, ci sia un dibattito e che in conversione si possa correggere una grave violazione costituzionale e democratica che questo governo ha messo in atto nonostante le rassicurazioni e, devo dire, nonostante un atto firmato da Renzi. Quindi il decreto legge va molto in contraddizione con una cosa che ha firmato Renzi, ricordiamolo, perché Renzi ha firmato un atto nel quale ha detto: insieme facciamo un APQ con le procedure ordinarie, quindi ci poteva chiamare, fare un tavolo, in 48 ore chiudere. In questo modo allunga i tempi ed espropria la democrazia, quindi ha fatto qualcosa che è contrario a quello che lui stesso ha scritto.